Bene. Molto bene, ce l'abbiamo fatta. Signore e signori, Simona Riprandi. Grazie. No, no, ma allora. Scoppia se stessi, Simone. No, no, stai qua, anzi. Anche perché ci saranno sicuramente degli spunti su cui mi serve un filosofo. Se abbiamo dei filosofi, avete, come quando c'è qualcuno che in aereo c'è un dottore. C'è un io sono dottore di ricerca, no, guardi, non basta. Quindi se serve, se c'è un filosofo in aula, lo chiamerò, perché effettivamente siamo su un piano veramente di un'innovazione che tra l'altro ha avuto un'accelerazione. Cioè, quello che hai detto tu prima, è vero che il diritto arriva sempre un po' dopo, ho una slide su questo argomento, ed è sempre stato così, ma effettivamente negli ultimi anni i ritmi sono di un livello tale per cui non si riesce a guardarsi attorno per capire cosa sta succedendo in una particolare tecnologia, che già sei arrivato a una tecnologia diversa, molto più innovativa, molto più impattante. Questa, per tutto il mondo della creatività, è veramente potente, perché cambierà davvero, io ho tutta una parte su il ripensare il concetto di creatività proprio, perché fino ad oggi noi ci siamo sempre, come dire, abbiamo sempre considerato la creatività come una cosa umana o divina per chi ci crede, no? Leggi le prime pagine dell'Antico Testamento e c'è Dio che crea il primo giorno, crea una cosa, il secondo giorno crea l'altra, e noi uomini siamo solamente una delle sue creature, che però abbiamo questa caratteristica che ci avvicina al divino, che è la creatività. E quando la creatività è di un certo livello, come dire, qualitativo, emotivo, particolare, possiamo chiamarla arte. Nel diritto d'autore dell'arte ci interessa relativamente, perché il diritto d'autore si occupa di creazioni, non di arte, cioè è tutelato allo stesso modo il manuale di informatica giuridica scritto dal professor Rossetti come il quadro fatto da Van Gogh, nel senso il tipo di tutela è la stessa. Anche se sono due tipi di creazioni diverse, una è una creazione tecnica, non artistica, un manuale di diritto amministrativo, no? Cioè, chiaramente di arte ce n'è poco, un manuale di matematica, un software che deve fare cose e deve funzionare bene, non deve essere artistico. Però ecco, effettivamente l'arrivo di queste intelligenze artificiali, in particolare quelle generative, sta sconquassando il mondo della creatività. Questo è l'esempio, no? Vedere la locandina fatta, una opera grafica gradevole, carina, con uno stile particolare, perché infatti se leggete sotto c'è scritto Japanese print style paste, cioè fatta in stile di disegno giapponese a pastello, no? E quindi lui cosa ha fatto? Lui o lei, ieri ho provato a discutere anche sul fatto se sia maschio o femmina, si è definito senza genere, e gli ho detto sì, ma tu stai parlando con un italiano in lingua italiana, noi il neutro ce l'abbiamo in un certo senso, ma non si percepisce, quindi come ti devo chiamare? Vabbè, lui ha fatto questa cosa avendo imparato da tanti autori di disegni a pastello in stile giapponese prima di lui, ha imparato cose e riesce a replicare questo stile, questa attività che tipicamente fino a pochi mesi fa era tipicamente umana. E ovviamente quelli che fino a questo momento stavano guadagnando facendo i disegnatori di queste cose non stanno prendendo benissimo, perché sembra che il loro lavoro abbia assunto un valore più basso, che sia sminuito, perché tanto si può fare con pochi comandi in un prompt di intelligenza artificiale. Allora, iniziamo con la presentazione vera e propria. Insomma, vabbè, qui avete già tutti i miei riferimenti, li lascio più che altro per chi poi guarderà il video e le slide. Già detto, professor Rossetti, ho un percorso un po' particolare, non sono un giurista puro e in un certo senso questo mi salva, perché sennò sarei depresso, invece almeno mi butto un po' sul mondo della creatività, dell'innovazione, queste cose qui. E ho sempre seguito, come è già stato detto, le nuove forme, le nuove derive che la proprietà intellettuale e il diritto d'autore hanno preso su spinta dell'innovazione tecnologica. E devo dire che sono laureato nel 2003, quindi sono 20 anni che mi occupo di questi. Nel 2003 sono 20 anni esatti, adesso, quest'anno, a dicembre, che mi occupo di questi temi.
E devo dire che questa è una delle robe, secondo me, più innovative che ci siano state. Ho una slide in cui vi faccio vedere un po' le grandi sfide che il diritto d'autore si è trovato a dover affrontare nei secoli, nei suoi tre secoli di vita, più o meno, dal 1700 ad oggi. Ma questa, secondo me, sarà da divertirsi davvero. Quindi, niente, vedete il mio percorso particolare. E qua un libro, l'ultima mia creazione, che è sul software licensing e data governance. C'entra parzialmente con quello che diciamo oggi, perché comunque i sistemi di intelligenza artificiale generativa sono comunque software. Hanno dietro una creatività, una creazione che è tipica dello sviluppo di software. E a loro volta sanno sviluppare software. Poi che funzioni o meno sarebbe da valutare, io non ho le competenze, no? Perché stavano dicendo prima che ogni tanto inventa e fa cose che non... Ti propongono cose che non è detto che siano corrette, veritiere, funzionanti, però ci prova, sicuramente lo sa fare meglio di me, io non so sviluppare neanche una riga di Python, quindi... quindi qua abbiamo un po' di informazioni, se volete approfondire, su come si tutela il software, come lo si licenzia, come lo si diciamo distribuisce al pubblico, e poi la parte sui dati, perché anche le... abbiamo detto prima, no? Cioè, i sistemi di intelligenza artificiale generativa per fare quelle cose si sono dovuti addestrare, per essere addestrati hanno dovuto macinare milioni di miliardi di dati, tantissima roba, tutto quello che c'è a disposizione in rete. Questo è uno dei temi caldi, cioè come sono stati addestrati, se i contenuti che sono stati loro forniti dai loro sviluppatori per addestrarsi siano coperti da copyright e se ci sia un rapporto di derivazione tra ciò che loro utilizzano come base dati e ciò che loro producono, perché lì sarebbe veramente un altro dubbio non da poco, un'altra questione non da poco, perché vorrebbe dire che loro sono state addestrate in violazione del diritto d'autore e forse, dal mio punto di vista di giurista europeo, forse più in violazione del diritto sui generis, che è quel diritto che copre le grandi banche dati dall'estrazione di dati. Ci vorrebbe anche lì un informatico che ci spiega bene. Io quando mi sono confrontato con informatici puri mi hanno detto: ma guarda, tu sbagli, loro non è che hanno sotto una base di dati, loro hanno imparato a fare delle cose. È vero che hanno imparato con dei dati, ma noi quella parte lì non la possiamo conoscere. E quindi quando loro vi rispondono, non stanno andando a cercare da qualche parte, tant'è che inventano anche per quello, quindi vabbè. Qui avete appunto i riferimenti in rete, io sono molto attivo sui social, l'abbiamo già detto prima anche su TikTok, ma non l'ho messo per pudore, ma avete un sacco di... I video che sono su TikTok finiscono anche su YouTube, quindi non cambia nulla, li potete vedere anche lì. Però ecco, slide share, metterò le slide, queste qua che state vedendo, al netto di qualche correzione che magari mi verrà in mente mentre stiamo parlando. Stavo dicendo, sì, del fatto che appunto... Vengono addestrati e loro vanno a... Non è detto che vadano a cercare da qualche parte. Ieri, dopo l'ho salvata, la chat che ho fatto ieri sera prima di andare a dormire, ho chiesto all'intelligenza artificiale se ci sono novità in materia, a ChatGPT, se ci sono novità in materia di diritto d'autore sull'intelligenza artificiale, ho detto magari mi dà uno spunto per una slide bella e l'aggiungo all'ultimo momento. E mi ha risposto tutto un pappardellone. Adesso è diventata un po' parolosa nell'ultima versione, che un po' poi con delle insomma, vuole essere molto molto gentile. Hai fatto l'accesso da Bing? No, ho il mio account. Perché su Bing è anche Bing. Vabbè, comunque, al netto di un po' di sbrodolata, alla fine torna a un punto cruciale secondo cui, quando, se tu le chiedi come va trattato il diritto d'autore sui contenuti che lei ti fornisce, ti cita, ti argomenta senza citare una cosa fondamentale, che sono i suoi termini d'uso. Cioè, è una roba bizzarra. Voi dite, ma come fa? Cioè, io sono lì su una, voi immaginate, la schermata di ChatGPT, sotto nel footer c'è termini d'uso, no? Quindi tu dici, ti faccio una domanda, la risposta ce l'hai in un link che è tuo e ce l'hai lì sotto e mi dici tutt'altro. Anche lì ti fa capire come funzionano, cioè non vanno a cercare, glielo ho dovuto far notare io che nei suoi termini d'uso c'era una frase che dava la risposta alla mia domanda, e anche quando gli ho detto così, ma è sì, hai ragione, però è argomentato in altro modo. Ce l'ho salvata, alla fine ve la faccio vedere.